L'imprenditore Domenico Petrizzo, per tutti Mimì, ha lasciato la comunità agropolese all'età di 83 anni. Mimì si è spento presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Purtroppo aveva patologie pregresse da 6 anni che ne hanno provocato il decesso. Uomo stimato in tutto il Cilento, ma anche al nord Italia, dove sin da giovane ha espresso le sue capacità imprenditoriali nell'edilizia, nell'artigianato e nella ristorazione. Ne danno il triste annuncio la moglie, il figlio, la nuora, i nipoti e i fratelli tutti. Di seguito la lettera di un nipote che ha postato sul suo profilo: «Caro zio Mimì, sei stato la nostra roccia, il condottiero della nostra famiglia, l'esempio di unione, solidarietà e amore per tutti. Di te ricorderemo il sorriso dolce e l'immensa felicità che sprigionavi quando ti incontravamo. Hai saputo trasmettere le tante idee e capacità imprenditoriali ai tuoi fratelli, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti. Hai saputo guardare lontano e ogni volta raggiungere l'orizzonte. Non ti sei mai fatto negare, hai preteso sempre di essere coinvolto nella nostra vita per indicarci la strada giusta e tenderci la mano. Spesso ti toglievi la coperta dalle spalle per porgerla al prossimo. Spesso ti caricavi dei problemi altrui. Spesso il tuo aiuto è servito. Ultimamente, nonostante la malattia che quasi ti impediva di ragionare, riuscivi a comunicare con gli occhi la tua felicità nel vederci. Abbiamo letto in quello sguardo le parole di sempre: amore, fratellanza, solidarietà, perdono. Ora invece piango perché non potrò più stringerti la mano e ricevere la tua energia. Sono triste perché il guerriero è stato chiamato in paradiso per la sua prossima missione. Sono sicuro però che presto il sorriso tornerà, caro zio Mimì. Sorriderò nel ricordare i tuoi occhi intensi e profondi che mi hanno fatto capire che la vita è una cosa meravigliosa. Il piacere mio è che stiamo sempre tutti assieme una volta all'anno. Sono pieno di gioia, vorrei fare tante cose per la famiglia. Un consiglio ai nipoti che porteranno avanti le tradizioni. Qual è il tuo consiglio particolare? Si uniscono tutti i nipoti. Assieme, mogliere, figlia e nipotine, e fanno la stessa festa che facciamo noi. Quindi deve continuare questa tradizione? Esatto, questa tradizione deve continuare per decine e decine di anni ancora.